Mercoledì 30 settembre, nello spazio espositivo del Mobilificio di Sante a San Nicolò a Tordino, lo chef Bruno Barbieri è stato protagonista di una serata evento. Questo tour che io sto facendo per Franche in giro per l'Italia, Franche racconta una storia italiana, racconta la storia di un brand, racconta la storia di tante cose meravigliose che producono qua in Italia. È importante perché, vede, questa sera, se lei si gira, sono arrivate tante persone che sono tutti cuochi amatoriali, non ci sono dei professionisti in mezzo, o magari qualche infiltrato c'è, però vengono qua per raccontarsi, vengono qua e forse magari 10 anni fa questo non poteva accadere. Oggi accade perché la gente ha scoperto che attraverso la cucina uno può mettersi in gioco, può mettersi in discussione e probabilmente può far avverare un sogno che aveva nel cassetto. L'importante nella vita è avere dei sogni. L'iniziativa, organizzata dai fratelli Marcello e Tiziana Di Sante, ha visto una grande partecipazione di pubblico. Mi fa piacere che si ripeta questo evento, che diventi un'occasione di ricordo anche per gli amici. Tutto qui. Grazie. Grazie a voi. Pensavamo che fosse una festa, la festa di tutti coloro che si mettono in gioco per esaltare le eccellenze di questo territorio, eccellenze intellettuali, eccellenze enogastronomiche, tutti i tipi di eccellenze e soprattutto la volontà di fare bene, di costruire un futuro affondando saldamente le radici nel nostro territorio. Barbieri ha assaggiato i piatti della cucina teramana che in tanti hanno portato anche solo per avere un suo piccolo giudizio. Tra tutti, Barbieri ne ha scelti 6, quello di Giorgia Stolfi, 16enne, studentessa dell'alberghiero di Giulianova. Secondo voi? Allora, ti dico una cosa, complimenti, sei stata bravissima. Bravissima, veramente. Guarda che faccio, hai fatto bene, complimenti perché è molto buono, fatto bene. C'è una bella dolcezza, è giusto di sale, è un piatto che potrebbe stare nel ristorante di Cracco a Milano, senza problemi. Anzi, qualche mi manca la ricetta, va bene? Ok, grazie, aspetta lì e vediamo che cosa succede, ok? Bene, rilassati però, rilassati, ci siamo fatti a fondo. Ok, bene, la porta là, vai. Quello di Claudio a Picciafuoco. Tripla di pescatrice, dei peperoni, di passata di padella. Beh, devo dire che la tripla di pescatrice è pari di buona. Complimenti perché è un piatto molto buono. È piccante, ma c'è quel piccante giusto, non è forte, il peperone è dolce, non è coprente, non ha tanto il prodotto coprente. Insomma, c'ha veramente una... Bravo, complimenti, bravo. No, in Italia ragazzi sappiamo cucinare alla grandissima. Quello di Sabrina Bellocchio. Questo è la pettinesi, il salmone.
salmone con patate, poi la panatura, dovevo trovare il panco, però il mio alimento di fiducia non ce l'aveva, allora mi sono inventata il cancarello, gli ho tolto i bordi, gli ho messo un po' di pepe, un po' di timo, con due frutti, e quindi ho fatto la maionese con dell'olio di girasole e della soia. Bene, buono. Quello di Ezio degli compagni. I funghi e rovinare, questi sono funghi del cielo. Tagliare le cose tu. No, me l'ha dato un amico, questo. Però io non vado a funghi perché sono. No, nel senso, cioè, capito? No, io voglio dire. Andiamo tranquilli. Sono tranquillo? No, adesso. Ok, adesso ti un po' raccontare. Va bene, ti faccio una cosa, va bene, assaggio. Dentro che cosa c'è? C'è i frutti, carne, dove ho messo il frutto, sono messo il frutto. Male come il frutto. È buono, guarda. È chiaro che questo mangiato caldo ha una... Quello di Giovanna e Sara Forcina. Anche sono buoni, il concetto che la cosa buona di questo dolcetto è pieno. Ce ne voleva un po' di più. Un po' di più, sì. È un po' più pieno, perché mi sembra che c'è il braccino un po' corto. Ma pieno, la paura piena che può riuscisse fuori tutto, perché magari come può vedere, essendo cotti al forno a legna. Sì, ho capito, sì. Però vedi che c'è poco, cioè. Alla fine diventa più impasto. Quando l'abbiamo preparato lì sembrava più speriato, non riesce più. Invece tutto sono buoni. Con un po' più di pieno, vero? Infine, quello di Cesira Pinciotti. Ma io ho voluto combinare le eccellenze del mio territorio con un dessert totalmente inventato da me, con gli ingredienti del mio territorio, appunto, la ricotta di pecora, il cotto d'amore, il cotto d'amore, e il croccante montorese. Io mi diletto, sono una fotografia. È un insieme? Un piede? Assolutamente no. Però un sacco di persone, mi diletto. Non è un insieme, mi diletto. Giorgia Stolfi, Claudio Appicciafuoco e Cesira Picciotti hanno sbaragliato la concorrenza dei 32 partecipanti. A vincere è stata la giovanissima Giorgia Stolfi, la ragazza che ha ricevuto a più riprese i complimenti di Barbieri, ha presentato un baccalà alla brace. Qui anche l'anno scorso, nella scorsa edizione, la ricordo in una valle di lacrime emozionatissima soltanto allo stringere la mano dello chef. Quest'anno ha trovato il coraggio di presentare un suo piatto. E bisogna dire che il messaggio è molto positivo, perché il nostro chef invita sempre i ragazzi a continuare a studiare le lingue, non soltanto le competenze tipiche culinarie del nostro territorio, e quindi è un messaggio sempre di ricerca, di studio, di applicazione a quanto si ama e riguardo quello che si vuole costruire nella propria vita. E infatti quest'anno la sua applicazione, la sua volontà è stata premiata ed è stato uno dei tre piatti che lo chef ha giudicato veramente migliori. Bruno Barbieri, lo chef italiano che vanta il maggior numero di stelle Michelin, tra l'altro giudice nella trasmissione televisiva MasterChef Italia, si è presentato così ai nostri microfoni. Io credo che tutto quello che riguarda la cucina italiana, come fai a dire che c'è un piatto non buono? È impossibile, perché da Bolzano a Palermo la ristorazione e la cucina cambia di casa in casa, cambia di storia in storia, cambia di regione in regione, quindi è difficile dire che non c'è un piatto, ed è difficile anche dire mi piace più quello. E quindi io credo che tutto il cibo in Italia, la cucina italiana, sia veramente un pezzo di storia del mondo. Vorrei dire una cosa alla sua televisione, vorrei dire che attenzione, non è così tutto facile, cioè oggi i giovani vedono gli chef che sono diventati delle star, che sono diventati più star dei calciatori, più star degli attori, però per arrivare a questo, per arrivare a quello che ha fatto
Carlo Cracco, Gio Bastiani, Bruno Barbieri, Alessandro Borghese, Antonino Caramaccio, cioè ci sono anni e anni e anni di lavoro, di sacrifici, non solo nostri ma anche delle nostre famiglie, delle persone che stanno insieme a noi, che ci vogliono bene, quindi attenzione, non è tutto così facile, perché questo mestiere ce lo devi avere dentro, ce lo devi avere nel sangue, ce lo devi avere nelle mani e quindi non è facile, ci vuole una grande pazienza, bisogna lavorare molto e non mollare mai. È un lavoro molto duro, molto impegnativo, quando gli altri vanno a divertirsi devi lavorare, insomma un lavoro che richiede molti, molti, molti sacrifici. È chiaro che c'è una selezione iniziale, perché il più 48% all'iscrizione all'alberghiero, ma poi tutti vanno, poi quando si accorgono che è un mestiere un po' difficile da lavorare, un po' impegnativo, molti decidono di andarsi da altre parti. Però un mestiere a me ha dato molto, un mestiere che ha cambiato la mia vita, un mestiere che comunque l'ho fatto sempre con una grande passione, perché per fare questo mestiere, al di là della bravura che magari uno ha, deve avere una passione, ce la devi mettere tutta dentro. Poi normale, io ho sempre pensato una cosa, che chef si nasce e non si diventa. Nella cucina è più bravo l'uomo o la donna? Secondo me la donna. Le donne hanno una parte fondamentale nella filiera, hanno una parte importante nella filiera gastronomica di un ristorante, di una cucina, di casa, ma anche di un grande ristorante. Hanno quella parte, diciamo, importante nelle presentazioni, nell'assemblaggio dei piatti, quella delicatezza che probabilmente l'uomo non ha. È chiaro che è un mestiere molto duro e quindi magari la donna fa un po' più fatica rispetto a stare magari in piedi dentro la cucina 15 ore al giorno, però le donne hanno, io nella mia brigata le ho sempre volute e le ho messe sempre nei punti importanti, nei punti, diciamo, quei punti che servono per esempio all'uscita di un piatto, quando serve il tocco finale, che in realtà non è il tocco dello chef ma è il tocco di una donna. Ci sono tantissime trasmissioni dedicate alla cucina, lei questo come lo vede? Beh, io lo vedo molto bene, penso che la cucina sia, finalmente ci siamo accorti che la cucina, il cibo, la storia del nostro cibo potrebbe essere un punto fondamentale per far ripartire questo paese. Poi è normale che serve anche la grande industria, servono anche tante altre cose, però noi, la cucina italiana, il cibo italiano è nel mondo il massimo, cioè tutti lo vorrebbero, tutti vorrebbero avere la nostra storia, ma il problema sa qual è? È che ce l'abbiamo solo noi. I migliori chef usano anche degli ingredienti delle altre parti del mondo. Sì, vabbè, questo va bene, le contaminazioni ci sono sempre state, voglio dire, io ho girato per il mondo, la mia cucina è una cucina anche contaminata da altre etnie, da altri paesi, da altre storie, però voglio dire, questo è molto normale. È chiaro che non bisogna dimenticarsi da dove siamo partiti e non dimenticarsi della storia del cibo italiano, della nostra storia. Poi la creatività, oggi è normale che io non posso più mangiare un piatto di tagliatelle al ragù come faceva mia nonna con 5 ore di cottura al ragù, se no oggi pomeriggio poi non vado neanche in ufficio perché non ce la faccio ad alzarmi la tavola. Quindi bisogna alleggerire la cucina, bisogna alleggerire, ma alleggerire, vede, noi abbiamo capito una cosa, per esempio la cucina giapponese a noi ha dato molto in questi ultimi anni, perché? Perché abbiamo capito quelli che sono magari i tagli dei pesci, abbiamo capito che si può lavorare anche lavorando la materia prima in un modo diverso, le cotture più veloci, le cotture spadellate, tutte quelle che sono le sezionature dei pesci per farli più leggeri, mangiare il crudo, insomma tutta una serie di cose che sono state importanti per dare un'evoluzione. Io forse non sono d'accordo sull'estremismo gastronomico, ma questo è un altro punto di vista che ognuno di noi ha. Molto apprezzata la presenza del presidente Gian Domenico Di Sante alla sua prima uscita pubblica dopo un periodo di convalescenza. Io credo che Barbieri coltivi l'eccellenza dei nostri prodotti, della nostra cucina, e Di Sante Mobili cerca di stare in prima linea cercando di adeguare i prodotti, di avere prodotti particolari a prezzo competitivo e di seguire l'evoluzione di questa economia che vive un momento molto difficile, e Di Sante Mobili cerca di acquisire sempre nuove formule e di avere anche
dei personaggi che in una qualche misura sono in grado di dare consigli e sono in grado di alimentare questo processo di miglioramento dei nostri prodotti, delle nostre capacità di attrazione per l'enogastronomia del nostro Abruzzo, del nostro paese. Io sono convinto che i giovani, i giovanissimi, devono rappresentare il futuro della nostra società. Sicuramente è stata brava questa ragazzina e sicuramente anche un segnale che il mondo dei giovani è un mondo molto vivace, è un mondo che coltiva la speranza, è un mondo fatto di tenacia, di buona volontà, quindi di capacità di contribuire a superare questo momento estremamente difficile per il nostro Abruzzo e per il nostro paese, e direi anche per l'Europa.